bentornati nel mio canale. Allora, oggi è domenica, quindi tra virgolette giornata di relax, ma in realtà abbiamo da fare anche oggi, visto che insomma approfittiamo quando c'è Filippo a casa, perché abbiamo ancora un'infinità di cose da fare in casa qui. Cioè, penso che finiremo nell'anno non so quando, ma non importa, piano piano ce la faremo. E quindi sì, ci saranno momenti di relax, ma anche appunto dobbiamo sistemare un po' di cose, tra cui è arrivato il materasso nuovo e quindi poi vi farò vedere anche quello. Anzi, ne approfitto e intanto vado già a togliere le lenzuola, le metto già a lavare, così almeno quella cosa è fatta. E poi niente, poi vediamo, magari mi sa che mentre quelle lavano intanto approfittiamo a mangiare e poi dopo magari mettiamo il materasso. Adesso vediamo, ci volevo far uscire anche un bagnettino in piscina perché fa un caldo assurdo anche oggi, e quindi insomma un bagnettino almeno un attimo ci stava proprio. Adesso vediamo, vabbè, step by step, insomma iniziamo da una cosa poi andiamo avanti. Intanto vado a sistemare il letto, quindi vado a mettere a lavare le lenzuola, così intanto loro vanno, visto che il lavaggio insomma richiederà sicuramente più di un'ora, intanto loro fanno. I came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, 'cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, 'cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. Yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of... Allora, oggi per pranzo una carbonara, diciamo pseudo carbonara, nel senso che come la fa Filippo io adoro tantissimo, piace un sacco, ma per innanzitutto usa la pancetta e non il guanciale, quindi qualche romano qua avrà un infarto. E poi fa una cremina con le uova, un po' di latte, una volta usavamo la panna, appunto è un altro romano, ora sta morendo tipo, ma adesso facciamo con il latte e poi mi sembra pepe, noce moscata, insomma un insieme di cose. Vi assicuro che è qualcosa di spettacolare. Comunque sia, io la adoro fatta così, cioè mi piace veramente da matti e non vedo l'ora di mangiarla. Ho già l'acquolina in bocca. Adesso vedo di apparecchiare. Tra l'altro fa abbastanza caldino e lei se ne sta lì. Cosa fai al sole, amore? Ma stai bene? Ah, evviva! Che mattacchiona che sei. Di solito quando dopo che si è rotolata si alza e viene all'ombra. E infatti. Così dopo pranzo ci facciamo un bel bagnettino in piscina, che ci vuole proprio, fa caldissimissimo. E quindi niente, mi spiccio ad apparecchiare, così mangiamo e poi da bagnetto. Che bella la palla nuova. Quanto gli piace questa. Questa è quella che abbiamo preso adesso da Ikea, che lei, come vi ho detto in quel video, ce l'aveva già ma l'ha distrutta, e gli piace un sacchissimo, vero amore? Dove la porti? Quanto sei bella, amore, quanto sei bella. Ci sei rimasta? Sei rimasta incantata? Ehi, ehi. Amore mio, qua ci abbiamo già pronti i zampironi, perché ovviamente è già pieno di zanzare che ci si mangiano. Ehi, ehi, amore, te la lecchi. Non lì sopra, amore, no, lì sopra, no. Ecco. Guarda, sei tutta sporca. Sei tutta sporca che ti sei rotolata. Vabbè, va. Andiamo a sbrigarci a apparecchiare, che io ho fame. La pseudo carbonara è pronta. Io non vi dico già la salivazione a mille che ho. Buon appetito. Che bello. Anche lei è già lì pronta a farci compagnia. Bene, mangiamo, buono, buono, buono.
E adesso, dopo aver pranzato, visto che tanto per il bagno dobbiamo aspettare, insomma, per il bagno in piscina dobbiamo aspettare di digerire, allora intanto approfittiamo a mettere il materasso nuovo che mi è stato inviato dall'azienda Sweet Night e che non vedevo l'ora di provare, poiché è un materasso veramente... che già dall'immagine, già dalla descrizione avevo capito che era veramente ottimo. Come vedete vi arriva in questa scatola tutto rigirato su se stesso, arrotolato, per cui davvero è anche facile, insomma, la spedizione, l'essere trasportato. Arriva direttamente da Amazon, quindi lo potete trovare lì. Dopodiché, insomma, una volta che andate ad aprire tutta la confezione in plastica, in un secondo si gonfia tutto quanto e prende la sua posizione. Da adesso, da quando ho messo il materasso, adesso che sto facendo, insomma, sto editando il video, sono già passate diverse notti in cui ci abbiamo dormito e posso dirvi che questo materasso è una bomba. Allora, innanzitutto ha la parte sotto in molle, fatta di molle insacchettate singolarmente, questo per permettere comunque il circolo dell'aria, mentre poi c'è una parte intermedia e nella parte sopra abbiamo un gel, quindi è un materasso comunque fresco che va benissimo anche per l'inverno ed è comodissimo. È alto 30 cm. E comunque veramente da quando lo sto usando la mia schiena, io vedo veramente il cambiamento. Cioè, prima mi alzavo comunque, ve l'ho detto un sacchissimo di volte sia su Instagram che nei video, che mi alzavo insomma sempre un po' acciaccata tra virgolette, sempre con parecchi dolori eccetera. Da quando uso questo materasso, io vi giuro, non ci credevo neanche io, vi dico la verità, che potesse cambiarmi così tanto la schiena, ma davvero sto molto bene, perché come vedete il materasso prende proprio la forma del corpo, per cui la schiena rimane proprio una forma ortopedica. La cosa bella è che anche, come vedete, se state proprio al bordo, a differenza degli altri materassi, rimanete lì, non c'è questo effetto quasi di cadere giù, di rotolare giù. Se avete visto anche dalle immagini di prima, lo abbiamo subito provato insieme e la cosa bellissima è che dà proprio stabilità, quindi se l'altra persona si gira nel letto non arriva nessuna vibrazione alla persona accanto, cioè non, mentre magari negli altri materassi c'è proprio lo sballottamento, invece qua non si sente neanche che l'altra persona si stia girando, quindi davvero davvero ottimo. Adoro la struttura di questo materasso. Praticamente la parte sotto è fatta in molle insacchettate, infatti si sentono benissimo qua le molle, poi c'è tutto uno strato di diciamo intermedio per separare i due strati appunto delle molle e l'ultimo che è quello in memory foam, che quindi prende la forma del nostro corpo. La cosa bellissima è che distribuisce benissimo il peso del corpo, quindi è perfetto anche per chi soffre di cervicale o chi come me soffre di problemi alla schiena, perché appunto vi permette di stare perfettamente dritti appunto con la schiena, con il collo, perché appunto prende la vostra forma, e tutto questo strato in più non vi permette, cioè non vi fa sentire le molle, quindi avete i vantaggi dei due sistemi, ma solo i vantaggi in pratica, perché comunque non sentite le molle, perché una volta il problema era che appunto le molle poi iniziavano col tempo a sentirsi, invece grazie a tutti questi altri strati sopra le molle non le sentirete per niente, ma avrete il sostegno appunto delle molle che fanno veramente tantissimo e la comodità del memory foam che invece appunto prende tutta la forma del vostro corpo. In più è traspirante grazie appunto al suo gel, per cui non si surriscalda e non trasmette calore, perché appunto ha questa schiuma gel, quindi è veramente perfetto. Poi come avete visto ci vuole veramente un attimo a tirarlo fuori, srotolarlo, prende da solo la forma e veramente è top, top, top. Finalmente messo le tende, cioè siamo in controluce quindi non si vede tanto bene, però eccole qua, sono troppo troppo belle. Tra l'altro questo colore non è proprio rosa, cioè Ikea lo chiama rosa pallido, ma in realtà è un po' tipo il color corda, infatti mi ricorda e il colore quello lì della parete che abbiamo fatto, quindi comunque che infatti è un color corda, per cui ci sta anche e mi piace un sacco. Adesso l'unico problema è che sono lunghissime, quindi adesso queste le devo andare a accorciare, appena un attimo mi metto con la macchina da cucire e le accorcio, le sistemo un po', mentre queste devo comprare il gancio insomma per aggrapparle così, quindi vorrei metterlo al muro in modo che stanno un po' meglio. Adesso ci ho messo la calamita giusto per e appunto l'effetto però dovrebbe essere così. Adesso anche questo ovviamente
messa al muro, però l'effetto così mi piacciono veramente tantissimo. Poi ovviamente queste si possono anche aprire tutte, perché tanto lì c'è il doppio bastone, quindi si possono anche aprire tutte, però bello. Mi piace perché sono, arredano tantissimo, cioè ragazze, fa veramente tantissimo la tenda in una casa. Mamma mia, cambia completamente aspetto, e volevo proprio delle tende così bianche, ma che fossero proprio leggere leggere, in modo che facessero passare tutta la luce e allo stesso tempo che insomma fuori si vede, si intravede comunque il fuori, ecco, non sono proprio coprenti, e poi uno mal che vada le apre tutte così e via, quindi si possono gestire. Vi faccio vedere da fuori. No, sono comunque coprenti, nel senso che da fuori comunque, come vedete, non si vede all'interno di casa, però da dentro casa si riesce a vedere anche fuori, insomma, quindi questa cosa mi piace tantissimo. E quindi eccole qua le tende, adoro. Veramente il soggiorno è veramente veramente cambiato, fa davvero tantissimo. Mi dispiace che con la luce contro non si vede benissimo, magari non si vede bene il colore, vedo dalla telecamera, non rende come dal vivo, però veramente bello. Forse così un pochino di più si vede. Comunque, oltretutto andranno, le ho anche lavate e le ho pese, ma sono rimaste comunque un po' acciaffate. Devo comunque stirarle, quindi adesso vedrò col ferro a vapore, magari spruzzandoci il vapore, non lo so. E però ecco, sono veramente veramente belle, mi piacciono tantissimo e ci stanno veramente bene. All'inizio avevo preso un beige, che però non era proprio beige, era un beige scuro tendente al grigio, e effettivamente andava a scurire tantissimo la stanza. Invece queste sono perfette. Giustamente, dopo il bagnetto, lei si mette sulla sdraio. Mi hai rubato il posto? Mi hai rubato il posto, amore? Mo ti asciughi? Bella lei, amore. Qua invece ho appena salvato una coccinellina dall'acqua. Era lì sulla piscina, stava affogando, poverina. Adesso sta qua che si sta asciugando un pochino, ogni tanto apre le alette. Poverina, stava dentro l'acqua proprio annegando. Amore, tutto bene? Vuoi un drink, amore? Upi, vuoi un drink, amore? Vuoi bere qualcosa? Ti porto un gelato, un cocktail. Vuoi qualcosa, amore? È bello, vita da cani. E dopo tutte le fatiche di oggi, un bel bagno, ci stava proprio, finalmente, non vedevo l'ora. Un'altra coccinellina, dove sei? Vieni qui. Oh amore, si stava per affogare anche lei. Ma cos'è tutte queste coccinelle? Che vai dalla tua amica. Un'altra coccinellina che stava lì. Tieni, vai dalla tua amica. Bene, ora sono due le coccinelle salvate dall'acqua. Una e due. A tutte qua dovete venire a fare il bagno oggi. Tutte ad affogare, mannaggia a voi, mannaggia. Oggi fa veramente caldissimo. Caldo, caldo, caldo. E quindi, bagnetto sia!
Ora che le lenzuola sono finalmente asciutte, vado a rifare il letto. Tra l'altro, a proposito di lenzuola, era arrivato il momento già di cambiarle, ve l'ho già spiegato in un altro video che non so se sarà già uscito in questo momento o uscirà più avanti, perché comunque erano davvero rovinate e in più erano, come vedete, per materassi più bassi, e quindi nel frattempo ho comprato lenzuola che siano un po' più adatte a materassi così alti. Ma appunto c'è un video haul completamente dedicato, che non so se a questo punto sarà già uscito o se dovrà ancora uscire. In ogni caso le ho ricomprate e quindi niente, completo tutto quanto il letto e così poi la giornata è finita, visto che ci hanno messo un sacco ad asciugare, quindi ormai avevamo fatto anche sera. Niente, io con questo video ringrazio davvero tantissimo l'azienda perché mi ha fatto scoprire un prodotto davvero straordinario, ragazze, ve lo dico col cuore. Io tra l'altro soffro anche di cervicale e vi giuro che non credo sia una coincidenza se da quando dormo su questo letto, oltre a svegliarmi decisamente meglio e anche molto più riposata, cioè io mi sento proprio bene, tra l'altro tutto il giorno non vedo l'ora di rimettermi a letto e la mattina faccio fatica ad alzarmi per quanto è comodo, però sento proprio meglio anche la cervicale, non ho ad oggi ancora più avuto fastidio alla cervicale, quindi davvero top. Vi ricordo di guardare in info box perché ci sono ultra super sconti fino al 13 di luglio, quindi controllate bene le offerte in info box, controllate i link e niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto al prossimo e vi mando un bacione, ciao!